Buongiorno, bentrovati. Buona domenica 30 maggio, solennità della Santissima Trinità. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Parola del Signore. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Siamo invitati a contemplare il mistero di Dio. In realtà tutta la liturgia è lode alla Santissima Trinità. Tutte le volte che preghiamo, noi cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e facciamo della nostra preghiera una lode alla Trinità. Tutte le volte che recitiamo i salmi, e terminiamo con il Gloria, che appunto è la dossologia, un dare gloria a Dio Trinità, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. La preghiera eucaristica termina con una dossologia solennissima, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Tutta la liturgia quindi è lode alla Trinità, tutta la nostra preghiera è trinitaria. Una preghiera che non fosse trinitaria non sarebbe nemmeno preghiera cristiana. Però questa particolare solennità, introdotta nel 1300 nella liturgia cattolica, è un invito a contemplare più profondamente, con atteggiamento contemplativo, il mistero della vita di Dio in sé, mistero che è assolutamente trascendente. La Trinità è un mistero della fede in senso stretto e lo possiamo conoscere solo perché Dio l'ha rivelato. Con le forze umane, Dio in quanto Trinità è inconoscibile. E il mistero trinitario stesso è un non senso. Ma se ci lasciamo illuminare dalla grazia di Dio, se ascoltiamo la parola di Gesù che ci rivela il Padre, che dona lo Spirito senza misura, allora comprendiamo che veramente Dio è amore. Dio è il Padre, Dio è il Figlio, Dio è lo Spirito Santo, ma un solo Dio. Signore il Padre, Signore il Figlio, Signore lo Spirito Santo, ma è un solo Signore. Onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo, ma è un unico onnipotente. Tre persone, una sostanza, l'unico Dio, Dio d'amore. Vogliamo contemplare questo mistero lasciandoci illuminare, vogliamo essere avvolti da questo mistero. Vorremmo che la preghiera di fuoco di Santa Caterina da Siena fosse anche la nostra. O abisso di carità, o amore ineffabile. Chiediamo la grazia di essere immersi in questo amore senza confini che è l'amore di Dio e di sentire dentro di noi la presenza di Dio per essere capaci di diventare fonte di comunione per i fratelli. Ricordiamo il grande santo russo, San Sergio di Radonezh, che diceva: contemplando la Beatissima Trinità, fuggiamo l'odiosa divisione del mondo. Che il Signore ce lo permetta, che lo Spirito Santo ci guidi ad assomigliare a Cristo per fare della nostra vita una lode al Padre. Buona giornata, buona Santissima Trinità, sia lodato Gesù Cristo.